È sintomatico del fatto che questa amministrazione, nel primo e proprio vero progetto di questa giunta, dopo 3 anni di amministrazione di Ghinelli, il primo progetto lo toppa in questo modo, senza fare un'adeguata partecipazione, senza fare un adeguato ascolto. E quindi noi chiediamo di fatto che l'amministrazione comunale ammetta l'errore e che proceda alla modifica del progetto con il mantenimento delle leggi. Sono già 500 le firme raccolte da PD, Movimento 5 Stelle e alcune associazioni come ad esempio Lega Ambiente per cercare di evitare il taglio dei lecci nei giardini del Porcinaia ad Arezzo. Il taglio rientra nel progetto di riqualificazione previsto dal Comune che costerà circa 1 milione di euro. Secondo l'amministrazione comunale, i tigli, gli alberi che verrebbero piantati al posto dei lecci, erano quelli raccomandati dallo stesso Porcinai. Per questo la decisione è sottoposta all'approvazione della soprintendenza che in un primo momento avrebbe invece raccomandato di mantenere gli alberi esistenti. Sulla questione prende posizione anche il WWF che chiede un incontro urgente con il sindaco. Per quanto ci riguarda, leggiamo in un comunicato, non risulterebbe corretto affermare che i tigli erano le piante presenti in origine. In questo documento che ci mostra il consigliere comunale 5 Stelle Paolo Lepri, in effetti le piante consigliate sono i lecci. Il documento verrà presentato nel prossimo consiglio comunale, mentre la raccolta firme per la petizione andrà avanti per tutto il mese di luglio.